noi di The Boat Show non abbiamo limiti. Il Suzukino, un gommone di 2 metri, è il più piccolo che abbiamo provato, anche sulla neve. Questa è la più grande. MSC Preziosa è lunga 333 metri, come 3 campi di calcio. È larga 38 metri, come un'autostrada, ma di 13 corsie, ed è alta 68 metri, più o meno come la Lanterna di Genova. Stiamo per cominciare un viaggio all'interno di questa nave da crociera, ma non vi mostreremo i suoi saloni e le sue attrazioni, bensì andremo alla scoperta dei suoi luoghi più segreti e inviolabili. Cominceremo dal ponte di comando e per raggiungerlo dovremo salire 13 dei 18 piani della nave e fare una lunga passeggiata verso prua. Questa nave può ospitare nelle sue 1751 cabine 4345 passeggeri e ha bisogno di 1390 membri di equipaggio. Insomma, è abitata da 5735 persone. Ed eccoci sul ponte di comando. Da qui si governa la nave. Guardate quanto è grande. Uno dei momenti più delicati della navigazione è l'atterraggio in un porto. Uso questo termine non a caso. Il ponte di comando si estende per 50 metri con queste aree sospese nel vuoto che si chiamano alette. Da qui la visuale sul fianco è perfetta. E poi per quanto riguarda la poppa ci sono le telecamere. Buongiorno comandante. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno. Grazie di averci ricevuto sul ponte di comando della MSC Preziosa. Non è facile salire su questa nave e arrivare in questa zona. È molto difficile, però facciamo delle eccezioni, naturalmente siamo felici di farle, ma sul ponte di comando bisogna stare sempre molto molto attenti. Il meteo è importantissimo per la navigazione di una nave da crociera. È molto importante, per esempio oggi siamo a Genova, domani attraverseremo il Golfo del Leone e in caso che le condizioni del Golfo del Leone siano con cattivo tempo, il comandante può prendere delle decisioni di fare delle rotte alternative passando più sotto costa in modo da permettere una tranquillità ai passeggeri. Quali sono le caratteristiche di un comandante di una nave da crociera così grande? Carisma, coraggio e cultura. Qual è invece il momento di maggiore soddisfazione? Il momento di maggiore soddisfazione è quando si riesce a dare qualcosa di particolare. Noi curiamo non solo i dettagli, ma i dettagli dei dettagli. I nostri equipaggi sono abituati a questo spirito qua, a questo spirito verso il passeggero e riusciamo ad avere dei risultati ottimali. Grazie comandante, proseguiamo il nostro viaggio all'interno della nave. Grazie, grazie mille, grazie. Ma come si pilota la MSC Preziosa? Secondo ufficiale Francesco Russo, cosa vedete su questi monitor mentre state navigando? Ecco, questi monitor in navigazione ci danno la possibilità di avvistare tutte le altre navi. Il sistema ci calcola la distanza, il rilevamento della nave, velocità, rotta e ci fornisce la minima distanza all'incrocio. Andiamo a vedere dove siamo in questo momento. Siamo a Genova, questo è il porto e siamo ormeggiati esattamente a Ponte dei Mille dove si imbarcano i crocieristi. Esatto. Poi possiamo vedere su questa schermata anche altre cose, ad esempio le imbarcazioni, le navi che sono intorno a noi, che sono questi triangolini. Dal ponte di comando si controlla tutta la nave, pensate che è possibile sapere persino la temperatura di ogni cabina. Per collegare tutti questi sensori per elettrificare la nave hanno usato 1800 km di cavi elettrici. Questa è la stazione GMDSS, un impianto radio destinato solo alla sicurezza della nave. Qui arrivano gli avvisi meteorologici, si può comunicare via satellite oppure a lunga distanza con l'MF-HF. Per le comunicazioni ravvicinate c'è il VHF. Genova Radio, Genova Radio da MSC Preziosa, MSC Preziosa. È solo una prova radio, Genova, grazie. L'energia elettrica è una risorsa fondamentale per la nave e per i suoi divertimenti. Preziosa ha un parco giochi acquatico con uno scivolo di 120 metri
e un'area termale, 4 piscine, 26 ascensori, 9 ristoranti, tra cui Italy, ispirato alla filosofia slow food, un buffet aperto 20 ore su 24, un teatro da 1600 posti, un casinò, una sala conferenze, un'area privata a prua molto esclusiva con lussuose suite, ristorante e piscina riservati. L'area spa è appena di 1700 metri quadrati. Bisogna alimentare pompe, macchinari, cucine, lavanderie, frigoriferi, congelatori, forni, computer, televisori, dare corrente ai cinema, ai saloni, ai teatri, fornire energia elettrica alle prese e alle luci. Ci sono 66.000 lampadine. Se avessero usato quelle di casa, che durano più o meno 1.000 ore, dovrebbero cambiarne una ogni 54 secondi. Immaginate, ci sarebbe una squadra di tecnici che corre da una parte all'altra della nave per sostituirla. Pensate che questa nave è un po' come un paese, solo che si muove e si alimenta. È una città capace di vivere autonomamente. Massimo Lazzari è il Food and Beverage Manager. Ho visto che sotto bordo arrivano i camion che riforniscono la nave come se fosse un grande supermercato. Io non riesco a tenere sotto controllo nemmeno la mia dispensa. Lei come fa a sapere cosa manca a bordo? Abbiamo un nostro sistema, un nostro programma fornito dalla compagnia su tutta quella flotta, non è solo su questa nave qua, dove noi inseriamo le nostre rimanenze finali a fine crociera, tutte le requisition che vengono effettuate giorno per giorno dalla nostra cucina, tutta la nostra richiesta. È un sistema dove si organizza e si gestisce tutto il lavoro, tutti i prodotti della nave, in maniera dettagliata, punto per punto, e dove e per quale cucina deve essere consegnata. Il nostro loading è a Genova, quasi tutto viene dai prodotti italiani. I frigoriferi hanno una capacità di 2 milioni e 900 mila litri, i congelatori di 1 milione e 70 mila litri. È come se a bordo fossero presenti 15.000 frigoriferi domestici. Ciro D'Agostino è l'executive chef. Quanti pasti preparate ogni giorno? 18.000. Ma come fate a sapere che cosa vogliono mangiare i vostri ospiti? Abbiamo un sistema di meal count elettronico, in base anche alla nazionalità. Se abbiamo italiani mangiano più pasta, tipo se ne vanno 150 kg di pasta al giorno. Poi in base alle nazionalità, indonesiani, filippini, honduregni, indiani, poi piatti dietetici anche. E se qualcuno ha qualche richiesta particolare? Sempre soddisfatti. Noi siamo qui per questo. Come fate a sapere quelli Per la richiesta da soddisfare, la stessa la compagnia ci manda una settimana prima un'email per dire: abbiamo dei celiaci, abbiamo persone che mangiano senza cipolla, senza aglio, tutto questo. C'è anche una pasticceria? Anche una pasticceria. Quanti tipi di torte fate? Media per il ristorante facciamo come 50 tipi di torte, poi abbiamo il buffet che ne facciamo altre 100 qualità di dolce in giro di 7 giorni. E se volessimo tutti farci una grande spaghettata, quanti chili di pasta dobbiamo buttare? Per 4.500 persone? Ci sì. Vogliono 180 chili di pasta. È la sala macchine dell'MSC Preziosa, 140.000 tonnellate di dislocamento, l'equivalente in termini di peso di 10.000 yacht o, se preferite, 100.000 motoscafi. Su una nave da diporto il rapporto peso-potenza di solito varia da 10 a 20 kg per cavallo. Se avessero dovuto utilizzare lo stesso parametro su questa nave, sarebbero stati necessari 10 milioni di cavalli. Invece, questo motore è un Convertim GE da 29.700 cavalli. Ce ne sono due e quindi hanno risparmiato 9 milioni e 940.000 cavalli. Questi dati non sono facili da decifrare, ma posso dirvi che la società di classificazione internazionale Bureau Veritas ha attribuito a MSC Preziosa le 7 Golden Pearls, un importante riconoscimento tributato per l'attenzione all'ambiente e all'efficienza energetica. Sono diversi anche i regimi di rotazione, un fuoribordo al massimo arriva a 5.500-6.000 giri minuto, il motore da 2.000 cavalli di uno yacht può arrivare a 2.400 giri minuto,
Questi motori elettrici invece girano a 140 giri minuto. Con questo ritmo possiamo contarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I motori di propulsione sono elettrici, a induzione di nuova generazione, e sono stati scelti per la loro silenziosità e per la quasi totale assenza di vibrazioni, fattori che determinano un grado di comfort molto elevato per i passeggeri, che solitamente non sono abituati a riposare in un ambiente in movimento e talvolta vibrante. La differenza con le vecchie navi da crociera è abissale. MSC è davvero gigantesca in tutto. Questo dissalatore produce 1000 tonnellate di acqua dolce al giorno. Costo meno nobile ma molto importante, il depuratore. Tutte le acque di risulta della nave sono trattate ed escono batteriologicamente pure. Ma chi fornisce questa enorme quantità di energia elettrica ai motori e a tutta la nave? A bordo ci sono 5 generatori di corrente, tutti motori diesel della Wärtsilä, 2 a 16 cilindri e 3 a 12 cilindri. Complessivamente producono 70 megawatt. Attraverso questi tappi di ispezione si può entrare nel motore. Da qui ad esempio si controllano le bielle. Siamo scesi nel punto più basso della nave, qui siamo sott'acqua. Questa è la linea d'asse che porta il movimento del motore all'elica di propulsione. Per la manovra ci sono 6 motori, ciascuno da 4500 cavalli. 4 sono a prua e 2 sono a poppa. Complessivamente la loro potenza è paragonabile a quella di uno dei 2 motori di propulsione. MSC Preziosa è una delle più recenti e belle navi da crociera. A bordo il desiderio di comfort e divertimento è soddisfatto in ogni modo, ma abbiamo visto come MSC Preziosa sia anche uno straordinario mezzo navale in grado di portarvi in tutto il mondo con una grande efficienza energetica e quindi con un occhio di riguardo per l'ambiente. Termina qui il nostro viaggio all'interno della nave, proprio mentre MSC Preziosa lascia il porto di Genova e parte per la crociera.